questa sarà l'estate della guerra civile. Perché non preoccupatevi, non da noi, spero, ma nel West dell'Ottocento c'è già stata la guerra di secessione. E perché sarà l'estate della guerra civile? Perché, come sapete, Gianluigi Bonelli, tanti anni fa, mandò insieme a Gallup Tex e il suo amico Damon Dick, quello pelato grosso, nella guerra di secessione in un classico immortale Tra due bandiere, che ristamperemo proprio quest'estate in quattro albi con nuove copertine meravigliose di Dotti nella serie Tex Willer Extra. Ecco, io spero che mentre parlo i miei colleghi avranno messo in sovraimpressione le prime due copertine. Vedete quanto sono belle. Bene, la copertina di Dotti è anche la copertina dello speciale Tex Willer in uscita a luglio. Vedete anche questa, si chiama Minstrel Show ed è anche questo ambientato durante la guerra di secessione. Anzi, durante gli esiti della guerra di secessione, per meglio dire, e il giovane Ranger Tex Willer e il giovane Ranger Kit Carson in questa storia affronteranno infatti i guerriglieri sudisti di Bloody Bill Anderson, tra cui il celeberrimo Jesse James, che secondo me, credo, è la prima volta che compare nella serie Tex, in qualsiasi serie del nostro personaggio. Per cui un grande evento anche questo. La storia poi ha degli altri punti interessanti, poi parla dei misteriosi minstrel show, e vedrete che c'è un altro personaggio della gioventù di Tex che compare, ed è disegnato da Marco Ghion. Ma veniamo al Texone. Texone, eccolo qua, per l'onore del Texas. Anche questo Texone è ambientato durante la guerra civile. È normale nella serie Tex che abbiamo dei flashback, in questo caso è un flashback raccontato da Tex e Carson al figlio Kit nel presente, quindi vedremo le avventure di Tex e di Carson prima divisi e poi insieme. E nella storia, li vedete tutti nella meravigliosa copertina di Dotti, ci sono altre, Damon Dick ancora una volta, e Kate Warren, l'agente Pinkerton, che era protagonista della storia di Tex Willer, Pinkerton Late in quattro albi, disegnata da Roberto De Angelis. Qui ovviamente Dotti non fa solo la copertina, fa tutte le pagine interne. Finalmente ha avuto diritto a un grande tessone, un grande maestro. Dotti, come alcuni sanno, ha sofferto per molti anni, perché lui amava il western e l'ha costretto a fare l'horror. Ha disegnato dei capolavori della nostra serie Dampier. Poi finalmente è passato Tex e ha disegnato anche lì delle storie fiume davvero con risultati eccellenti. Posso citare per esempio Il Supremo oppure la storia di New York, che alcuni di voi spero avranno letto, storie molto lunghe con tanti cambi di scena in cui Dotti eccelle, tanti panorami, tante situazioni che lui riesce a realizzare meravigliosamente per la sua passione per l'iconografia e per la storia. E anche qua, in effetti, come vedrete dalle altre tavole che passano in sovraimpressione, abbiamo degli elementi legati alla guerra civile, alla battaglia di Shiloh, i risultati terribili di questa battaglia e poi i guerriglieri sudisti e gli impiccatori della famosa Hengeband, che si dice in tedesco, perché la storia è basata su un fatto storico. I coloni tedeschi della Valle del Nueces e della Texas Hills, nel Texas, non erano dalla parte della Confederazione, anche se il Texas era uno stato sudista. Anzi, continuavano a essere fedeli all'Unione. Proprio per questo vennero perseguitati. In questa storia, sia Tex che Carson che Kate Warren ricevono da diversi personaggi il compito di cercare di salvarli in qualche modo, e quindi per questo loro agiranno separatamente e poi si uniranno. Vedrete le tavole di Dotti e la loro straordinaria dinamicità, drammaticità e anche pathos. Credo che questa quindi sarà una storia destinata a rimanere negli annali della serie, anche perché c'è una specie di crossover tra Tex adulto e Tex giovane, che ha diritto, come sapete, da qualche anno a una sua serie personale, cioè Tex Willer. Quindi vi auguro buona lettura e ci rivediamo il prossimo anno.